Di libri su Padre Pio ne sono stati pubblicati tantissimi, molti, forse anche alcuni inutili, tra virgolette, nel senso ripetitivi o che non dicono nulla di nuovo o non sempre precisi, ma questo fa parte poi di quanto un santo, un personaggio è popolare, quindi amato come Padre Pio. Ed è certo che ognuno vuole dire la sua e chi ha poi il vezzo di scrivere vuole dire pure la sua. Ma c'è un libro che, a mio modo di vedere, è originale. È originale nel senso che presenta Padre Pio sotto una versione diversa. Io non lo so se in precedenza sono stati scritti questi libri, ma mi riferisco a un libro scritto da una grafologa che si chiama Roberta Farro, intitolato Il viaggio verso la santità di Padre Pio da Pietrelcina attraverso l'analisi del gesto grafico. Già questo ci fa capire che qui Padre Pio viene indagato attraverso lo studio della grafologia e attraverso quindi lo studio della sua grafia. Diciamo i contributi di questo volume, l'intervento di padre Pietro Zarrella, un biblista e un frate minore cappuccino innamorato appunto di padre Pio da Pietrelcina, mi ha convinto appunto a leggere e a fare così una breve presentazione di questo lavoro. E perché qui non vengono, diciamo, studiate tutte le lettere di Padre Pio, ma solo 41 lettere. Queste 41 lettere che vanno e coprono un arco di tempo dal 1915 al 1919 e che Padre Pio scriveva a una delle sue prime figlie spirituali, Giuseppina Morgera, di cui padre Pietro Zarrella ha curato una riuscitissima pubblicazione raccolta titolata Dolcissimo Iddio, lettere a Giuseppina Morgera. Ma noi non dobbiamo parlare del libro di padre Pietro Zarrella, ma del libro di Roberta Farro, ecco, che presenta e studia la grafia di padre Pio. Certamente io non sono un grafologo, non entro nel merito, ma mi fido non solo di quello che ho letto, ma anche del valido giudizio che a questo testo ha dato il padre Zarrella. Vi voglio solo leggere e evidenziare uno dei passaggi, diciamo, più salienti del testo, in cui l'autrice, la grafologa Roberta Farro, proprio studiando la grafia di Padre Pio, analizza e emette questo giudizio. Della sofferenza che egli sperimentò, riferendosi a Padre Pio, e che tramutò in amore, cingendo in un abbraccio comune l'intera umanità e dell'abbandono totale nella fede, vi è traccia nella sua scrittura. Cioè, nella scrittura di Padre Pio, gli studiosi, i grafologi, hanno notato la sua sofferenza, che ha segnato tutta la sua vita, ma una sofferenza che poi viene cambiata, si trasforma in amore. Questo è il miracolo nella vita di Padre Pio. Cingendo, lo ripeto, in un abbraccio comune l'intera umanità, un abbraccio universale e soprattutto dell'abbandono in Dio e dell'abbandono appunto fiducioso nella fede. Io mi fermo solo qui, ma ritengo che ci possono essere anche altri stimoli, perché da questa, ecco, scrittura di Padre Pio trasmette tutta la sua umanità, come scrive padre Pietro Zarrella, chiedo scusa. Emergono gli stati d'animo del momento e le inclinazioni di Padre Pio, ma emergono pure
debolezze e fragilità della natura umana che appartengono a Padre Pio. Il tratto grafico rivela un uomo tribolato e nello stesso tempo forte nel sostenere sofferenze, ma, conclude Padre Pietro Zarrella, gli appartengono in maniera accentuata il sentimento di solidarietà umana, di comprensione e di indulgenza verso gli altri uomini. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!